Il CODMA di Rosciano di Fano anche quest'anno è il quartier generale delle esercitazioni della protezione civile. L'evento, organizzato da FIRCB, la Federazione Italiana Rice Trasmissioni, è finanziato dal Dipartimento di Protezione Civile, mentre il CB Club Mattei di Fano ha messo a disposizione l'area. Un punto di riferimento a livello nazionale che ieri ha accolto 200 persone tra colonna mobile e nuovi ragazzi che andranno in aula. I volontari, provenienti da tutte le regioni d'Italia, sono arrivati a Fano per 4 giorni di formazione che termineranno domenica. I vari settori che si eserciteranno per dare forza alla colonna mobile di pronta partenza sono la segreteria, l'unità di crisi, la logistica, la cucina e le radio. La parte delle tende montante è la colonna mobile che è partita a supporto di chi è in aula. La colonna mobile è arrivata ieri mattina presto, e sapendo di dare in pratica ricovero alla popolazione, che poi al posto della popolazione sono entrati i ragazzi loro stessi e i ragazzi che partecipano in aula, hanno montato esattamente 23 tende. Su queste tende ieri sera hanno preso posto a dormire sia la colonna mobile, le 60-70 persone della colonna mobile, sia i 100-120 che sono in aula. Quindi ieri sera hanno già dormito qui all'interno. Quindi la colonna mobile ha messo in piedi la cucina. Il compito dell'unità di crisi è anche quello di convogliare tutti sul posto dove è successo l'evento, naturalmente sia al nord, al sud, al centro, da casa guida, cioè faccio un esempio: se il Piemonte passa in pratica in Toscana, poi in Emilia e arriva nelle Marche. Un'esercitazione che era stata programmata per aprile 2019 a Codogno, per poi essere rinviata a causa coronavirus nei mesi di ottobre-novembre. Per via delle difficoltà portate dalla pandemia, infine, è stata realizzata a Fano. È la prima in assoluto esercitazione che viene attuata con le procedure, come definiamo noi, emergenza in emergenza sanitaria, per cui tutti i volontari, ci sono delle procedure che sono ovviamente state mediate fra quello che può essere la situazione di un ufficio, che è molto rigida, molto stretta, e in una situazione di emergenza dove certe procedure erano ovviamente inapplicabili. Quest'anno è stato messo in atto un nuovo progetto di formazione. Si tratta di alcuni carrelli dotati di tutto ciò che è necessario, da carriole per il fango a idropulitrici, per far fronte alle emergenze idrogeologiche. In questi ultimi periodi ci siamo dedicati a predisporre un sistema di risposta alle emergenze idrogeologiche, per cui abbiamo fatto un progetto, come è un po' la nostra logica, tutto nostro, per cui questi sono prototipi, che sono dei carrelli che portano in un'area dove c'è un problema di idrogeologica, con motopompe, motoseghe, idropulitrici per sbloccare, sgorgare tutto, carriole per portare via il fango. È un'idea di mettere in un carrello tutto quello che serve per un intervento idrogeologico. È chiaro che, com'è la nostra logica, prima ci prepariamo e qui approfittiamo per formare una squadra, quella che vedete alle mie spalle. Sono 12 formatori che vengono da tutte le regioni d'Italia, da un po' delle regioni d'Italia, nord, centro e sud, che poi dopo andranno sul territorio a formare queste squadre per l'utilizzo di questi carrelli.